Bentornati sul canale di Axios00, bentornati in un nuovo episodio di The Legend of Zelda, piove sempre edition, perché è giusto così. Ok, dai ragazzi, Legend of Zelda Breath of the Wild, che va bene in questa maniera, però obiettivamente piove sempre. Comunque dovrebbe smettere a breve, si spera. Quest'oggi arriveremo alla torre che si vede in lontananza, che dovrebbe essere quella della terra, credo, spero, di Gerudo. Io credo, non lo so a occhio. Tra l'altro vedo che qui c'è un'altra zona che necessita di un'altra torre per essere sbloccata. Quindi vediamo un po'. Mi avete anche detto che forse mi sblocca roba. Cioè, se io apro tutte le torri, attivo tutte le torri, mi dovrebbe sbloccare roba. Mamma mia, se mi è andata bene. No, Ale, calmati, calmati. No, perché? Perché? Aspetta un attimo. Allora, con calma e per piacere, prendiamo lo spadino Zora, che in questo momento forse è la cosa più utile che ho, perché dovrebbe essere abbastanza... Cioè, c'ha già rotta! Dicevo, dovrebbe essere abbastanza potente per permettermi di resistere a... Cioè, di rompere tutti sti cosi. E obiettivamente, anche no! Sì, poi c'è qualcun altro! No, giusto! Ma guardate voi se devo anche rischiare da delle patetiche gelatine malformate! Ok, no, sono carine, poverine. Allora, bene, è finito anche di piovere, ok. Dovrebbe essere in teoria finito anche l'acqua. Dovrebbe essere finita di scendere l'acqua. Prendiamo sto braccio, va. E equipaggiamolo, che va bene così. Ora, il problema è che io a fare tutto sto casino mi son perso la torre. Cioè, non so più dov'è la torre. Eccola là, ok. Mamma mia, è andata bene, perché veramente me l'ero... Cioè, non la vedevo più, perché non avevo più il senso. Già ho un senso dell'orientamento che fa pena. Dopo quel combattimento poi non sapevo più veramente dov'era. Oh, tanto il braccio Grublin, credo, si sta muovendo. Sempre bello vederlo. C'è un ingresso normale, perché qui non è la strada per entrare normalmente di là. Ne sono più che certo, praticamente. Però... forse passando di qui, poi andando verso destra, ce la dovremmo fare, forse, ad entrare nel territorio Gerudo. Allora, che io continuo a dire territorio Gerudo, io spero che lo sia. Che lo sia. Là c'è un albero, c'è un Lynel, o vedo male? Quello è un Lynel. Quello è un Lynel, il Lynel rimarrà là, tranquillo e rilassato. Qui intanto ci sono degli alberelli tipo palme. Ok, stiamo effettivamente entrando nella zona un po' desertica. Ora mi aspetto di vedere tra a breve cactus e piante grasse in quantità. Vediamo. Quelli non sono lupi. O perlomeno non normali. Sono coyoti, belli. Coyoti Arsur credo si chiamino, robe del genere. Ma sono bellissimi, wow. Sapete cos'è? Non abbiamo più riletto da un po' i compendi per vedere un po' che roba è quella lì. Quindi magari andiamo a vedere un po' cosa sono i lupi. Un lontano parente del lupo, spesso avvistato nelle terre Gerudo. Ok, sono terre Gerudo. Bene, va bene a sapersi. Vive nel deserto e resiste ai climi caldi e aridi. Caccia altri animali, piccoli e grossi, ma attacca volentieri anche le persone. Cattivo! Non si fanno queste cose, rappresenta un pericolo per chi viaggia nel deserto. Ecco, prevedo tragedia. Carne XL e carne XXL. Ottimo. Bene, bene a sapersi. Torniamo indietro e vediamo un po' dove ci perdiamo. Secondo voi col turbine di Revali ci riesco ad arrivare in cima? A parte che qui c'è già un piccolo promontorio da sfruttare. Vi giuro, mi aspettavo di trovarci un Korogu. Perché volevo arrivare fino in cima per vedere un po' che c'era. Cioè, più che altro da qui io penso si abbia una visuale decisamente migliore. Ancora no, aspetta un po' che... devo salire ancora. Vedendo qui durante la scalata il vigore che abbiamo, pensavo che... fare i labirinti, che tra l'altro abbiamo visto, non me ne sono dimenticato, anche quello là dai rito, che sarebbe molto più semplice adesso scalare ed arrivare fino in cima alle pareti. Se vi ricordate, anche nel primo labirinto che avevamo fatto, avevamo provato, no, a scalare fino in alto, però ci arrivavamo veramente, veramente male per il fatto che appunto ci mancava vigore. Adesso ne abbiamo molto, molto di più, ne abbiamo veramente a volontà. Ok, in teoria siamo nelle terre desertiche, ma c'è... no! Maledizione, no, 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 non cadere, Link, ok, perfetto, ma volevo colpirlo con il fuoco, obiettivamente dovrebbe essere la cosa giusta da fare, perfetto, e adesso lo proviamo a colpire con le bombozze, lasciala qui, perfetto, scappa, vai, distrutti entrambi, ok, colpo di bomba, chi c'è che, l'Octorok là, ok, oh mamma mia, quanto mi ha fatto il pelo il maledetto.
Allora, se io tipo ti faccio una cosa del genere, no? Te la lascio qui. Poi faccio così. Ciao e arrivederci, Octoro. Che è maledetto. Tra l'altro lì c'è anche un Lisalfos. No, no, non cadere. Ok, bene, abbiamo preso tutto. Ma se io... No! Mamma mia, che rischio. Ok, tolto di mezzo subito. Instant. Instant kill. Questa che era? Una clava Grublin. No, non mi interessa. Almeno, vabbè, ce la siamo presa perché ce la faceva prendere. Comunque, dicevo che siamo arrivati fin qua su. Quello è un altro... Oh, santa pazienza, volevo parlare un attimo. Aia, fai male. Maledetto, là è arrivato dopo un quarto d'ora. Ma è arrivato, l'importante era quello. Allora, lasciamolo qui. Vieni, 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 esplodi. Grande lui, ok. Siamo arrivati qua su che tecnicamente è sempre deserto. Ma fa un freddo cane. O almeno faceva un freddo cane lì, dove ero prima. Se non altro la temperatura mi era andata molto più bassa. Abbastanza buffo vedere una sorta di neve qui nel mezzo. Oh, questa è erba del gelo. Infatti c'è l'erba del gelo qua su, ragazzi. Attenzione. Da qui si vede... Salve! Quello dovrebbe essere un colosso, in teoria. Perché non è possibile che sia un qualsiasi tipo di altra cosa. Quello è un colosso. Là c'è la torre. E l'altra torre però dov'è? Perché non è possibile che sia... sia quella, quella giusta. Perché quella mi sa che va nell'altro territorio. Aspettate, che... mi arrampico un altro po'. La nostra capretta di montagna Link, che fa ciò che deve fare. Scalare. Oh, guardate che c'è qui. Qui c'è un altro labirinto, ragazzi. Questo è palesemente un altro labirinto. Direi che è arrivato il momento di segnarlo. Perché... puntina. Ok, perfetto. Ci voleva. E io a questo punto penso davvero che la torre giusta sia quella là. Quella là, perché non ne vedo altre da qua su. E altrimenti andremo veramente troppo, troppo nel cuore delle terre Gerudo. E tra l'altro quella mi sembra anche una sorta di strada per arrivare in questa zona. Quindi io procederei per andare da quella torre, che mi sembra la cosa più sensata da fare. Dovrei avere un lupo qui dietro, per quello che sentite la musica. Comunque diamo un'occhiata anche qui. A parte il labirinto c'è altro? Sembra decisamente di no. Però è bellissima sta zona, mi piace veramente. Veramente tanto. Quelli sono guardiani o sbaglio? Saranno spenti o no? Tra l'altro ho la spada suprema, quindi quanti minerali. Ok, perfetto. Minerali a profusione. Appena vedremo un scusate, un guardiano, ci andremo direttamente addosso. Gli andremo, perché è giusto così. Perché deve essere così, dobbiamo sperimentare questa spada suprema sui guardiani. Ah, è là, sì, ok, è là la torre, perfetto. Dicevo che la dovevamo sperimentare, direi che è arrivato il momento, perché... quelli li vedo attivi come guardiani. Me li sento proprio attivi, quelli. Turbine di Revan, grazie per il turbine. No, forse no, sono spenti? No, sembrano spenti. Che c'è qui dietro? E basta, lupacchiotti, non mi interessate. Allora, un attimo, sono spenti. Questo è rotto. Molla ancestrale. Bene, guardiano rotto. Ottimo così. C'era qualcosa qui vicino? Assolutamente no. Scusami, ti vuoi togliere di qui, gentilmente, lupacchiotto? Lupacchiotto! Se ti prendo, maledizione. Quello sarà attivo o no? Mi avete detto che tecnicamente basta usare la stasis per vedere se... quello è attivo. Ok, bene. Io voglio provare a fare una cosa. Ma che è? Ma che è esattamente? È un guardiano, ok, ma non capisco cos'è. Voglio provare a fare l'attacco in salto per vedere un po'. Wey, Link! Allora, ok, turbine di Revali. Poi gli arriviamo dall'alto. Io spero che me lo dia direttamente attivo. Ora sono troppo alto però. Mi rischio troppo adesso. Stai così, perfetto. Scendi, scendi, scendi lentamente. C'è un po' di vento che ci tira a sinistra. Perfetto, si è attivato. E ora! Grandi! Grandi così! Mamma mia, che cattiveria! Non gli faccia niente! Ok, implodiamo! Preghiera di Mifa! Perfetto! Perfetto! Dai, dai, che almeno dovrebbe reggere almeno una volta. E gliel'abbiamo anche... gliel'avevamo restituito?
Stiamo implodendo. Ragazzi, non è così potente come mi avete detto. Ma per nulla. Oh, dovrei avere lo scudo, quello ancestrale, almeno per togliermi questo. Tolto di mezzo. Perfetto. Credo non ce ne siano altri nei dintorni. Che mi mirino almeno, spero. Non è molto potente la spada contro i guardiani. Io non vorrei dire, ma da come me l'avevate descritta sembrava che dovesse ribaltarli, ora l'ho detto, in 3 nanosecondi. Non è esattamente così. Comunque, gli ho dato diverse botte, come avete potuto vedere, eh? Magari ditemi se c'è un sistema più tecnico, perché mi avete detto di provare a colpirli alle zampe, eccetera. Io ho colpito, personalmente, ma quello non si è mosso. Comunque... Oh, sì, lo so, lo scudo ancestrale ci ha veramente salvato le penne, perché ci ha salvato, ma di brutto anche, perché potevamo veramente finire molto, molto male. Sto arrampicandomi qui sopra perché volevo vedere un po' che si vedeva. Più che altro per rendermi nuovamente conto, dovrebbe essere... Dov'è la torre? Perché non la rivedo più io, la torre, in questo momento. Santa pazienza, se l'avevo segnata era meglio. Forse segnalarla era la cosa migliore da fare, Korogu? Forse? Vediamo, eh. Sì, questo è un Korogu. Certamente è un Korogu e così non l'avevamo ancora mai visto. Questo è un Korogu che è un casino. E l'unico blocco che si sposta è quello. Che devo inserire... Allora, ci sono quelle due. Poi... 1, 3, 3. Dov'è? Ok, 1... Tu, qui credo. Aspettate un po'. Ma anche no! Bene, ok. Forse è dalla parte di là la cosa. Eppure mi sembra. Ah, sì, 3-3 in quel modo. Ok, no, va bene allora. Così è corretta la cosa. Cos'è che. Perché si sta scurendo il cielo esattamente? No, giusto per sapere. Tanto così per la cronaca. Quelli sono due, va bene. Quello di là c'è. Ah, manca qui, ok, perfetto. Non avevo... avevo sbagliato parte, mi sa. Manca qui. Qui stavolta ci ho preso. Dai, run in questa maniera, Korogu preso. Questa è la versione più complessa dei classici, diciamo, enigmi dove bisogna inserire il cubettone di metallo nel posto giusto. Perché così non avevamo ancora mai trovato e, ripeto, mi sembra la versione quella un po' più difficile. Ora, vediamo un po' se riesco a ritrovare la torre, che non la vedo più. Altro Korogu qua su in cima. Decisamente un altro Korogu, ma non ho idea di come prenderlo questo. Perché... non ho veramente idea di come prenderlo. Ok, ragioniamo un po'. Ah, ok, qui manca un sasso perché sono 8. Gli altri ho visto che sono 9. Quindi uno lo poso qui. Spero vada bene anche lì. E l'altro che sono 8. 2, 4, 6, 8, 9. Poi... 2, 4, 6, 8, 9, ok. 2, aspetta, centro, ok, che la nuvola adesso. 2, 4, 6, 8, dovrebbe essere qui l'altro da inserire, diciamo, da appoggiare. Yes, benissimo, ok, e semplicemente mancava un sasso, dovevamo fare il conto dei sassi che erano posizionati a terra. Bello anche questo. Mi sembra una versione, queste mi sembrano le versioni veramente più complesse, più difficili dei... vari Korogu che avevamo trovato fino adesso. Forse è effettivamente la zona più avanzata del gioco questa, mi sa. In generale. Io non rivedo la torre. Io sarò cieco io, sarò orbo, ma non la rivedo. Forse è là? Sì, è quella la torre. Ok. Però allora stiamo andando. Mi sa che sconfiniamo. E sconfineremo. Sì, ok. Turbine dei rivali ci è stato veramente, veramente utile, direi fondamentale per arrivare qui abbastanza velocemente, velocemente relativamente, perché comunque ci abbiamo messo un po' tra una cosa e un'altra, però comunque combattimenti, c'è stato un po' di tutto. Quella sembra quasi... non so, sembra tipo cittadina, non lo so, sapete le varie cose, cittadine, le case, quelle scavate dentro alle grotte o robe del genere? Sembra l'ingresso di... ah, di una di quelle, Ale. Qui c'era la strada comunque, mi sa, e quello è un ponte. Vabbè, d'accordo, ok. Al solito non potevo passare dalla strada, io, e quello è indubbiamente il colosso, io continuo a dirlo, quello è il colosso e laggiù c'è roba. Laggiù che c'è? Sono statue queste. Indubbiamente statue. Ok, proviamo a salire in cima alla torre. Che
Questa mi sembra abbastanza tranquilla come zona. Ultime parole famose. Ok, no, finché sono pipistrelli di elettricità va anche bene, non c'è problema. No! Ok, benissimo. Che sono tranquilli, ha dei pipistrelli elettrici. Queste sono tutta roba da utilizzare per fare pozioni o comunque da utilizzare per Kilton. Ci ritorneremo, non vi preoccupate, perché devo ancora andare a vedere un po' cosa ci ha sbloccato dopo l'ultimo colosso. Quindi state tranquilli che ci andremo. Tra l'altro mi avete anche indicato dov'è più o meno dal villaggio Calbarico, quindi andremo lì a trovarlo. E qui invece... ok, proverò a arrampicarmi via via sopra quei massi. Sembra l'unica cosa saggia da fare. Link! Link! Questa è piuttosto del previsto. Non abbiamo neanche i revali al momento, quindi dovremo utilizzare... Ecco a cosa servivano tutte quelle casse. Basta saperlo! Ok, ce ne sono un sacco... Salve! Maledetto! Non pensavo a una cattiveria del genere! Ok, meno male c'era l'egida di Druk, perché altrimenti mi avrebbe fatto schiantare lo scudo ancestrale, cosa che mi sarebbe abbastanza dispiaciuta. Meno male, è andata bene così. Non avevo visto l'orario, non pensavo che ci fossero Stalboblin. Mi sembrava prima di... o Stalgrublin, o Stalfos, qualcosa del genere, perché comunque... eravamo venuti già qui, non mi era spuntato niente. Ho detto, vabbè, sarà tutto tranquillo, sarà una zona tranquilla. Ma anche no. Diciamo, dite che li ho messi un po' male, forse. Forse, proviamo un attimo a vedere. Io la vedo male qui. Comunque dovremo utilizzare tutte queste casse per arrivare fino a quella roccia, almeno. E dovrò anche andare a occhio più o meno per dove sono posizionate le altre casse, quelle già presenti, perché... altrimenti non andiamo da nessuna parte. Io vorrei capire se... a parte il fatto che devo metterne una sopra l'altra, tipo questa qui sopra, ma... vorrei capire se effettivamente... Perché sei caduta, maledetta? Se effettivamente ci si può salire e scalare su quei sassi, oppure no. Che altrimenti non la raccontiamo. Qui sicuramente sì, perché l'abbiamo fatto prima. E ok. Poi andiamo a lanciarci qui. Ora... è scalabile? Sì, meno male. Mamma mia, ragazzi. Data benissimo. Ok. Praticamente torri già raggiunta. La parte difficile era proprio arrivare fin quassù. Quindi diciamo che è andata piuttosto bene. Torre delle terre selvagge. Grandi? Almeno l'attiviamo. Quello che è? Lupacchiotto? Però non mi sembra da lontano. Un coyote, scusate, ma no. Sì, ok, il coyote, perfetto. Non mi sembrava da lontano, mi sembrava un'altra cosa. Invece era esattamente un coyote. E vabbè, si sale, ci vediamo lassù se non succede niente. E arrivati in cima. Benissimo. Quindi adesso tocca a questa torre da essere attivata. Ok, non so se era una frase in italiano, ma va bene, i dettagli, non vi preoccupate, ogni tanto se lo sapete, ormai mi partono dopo tante passe episodi, è normale, se mi conoscete. Tavoletta Sheikah riconosciuta, attivazione torre Sheikah. Vediamo un po' se intravediamo anche l'altra torre, magari, che dovrebbe essere non troppo lontana. Ho visto male o c'era il coso blu là? Quello del cavallo che mi avevate detto di andare a vedere, eccetera, eccetera. Ora non so che ore sono, ma... mi sembrava, ve lo ricordate dove c'erano appunto i vari conigli spettrali, spiritici, saprei come altro chiamarli. Sarebbe da andarci per fare la foto che mi avevate detto e che non avevo fatto, perché dubito fortemente che riusciremo a catturarlo, però sarebbe una figata. Ok, la torre era quella giusta, quindi è la zona superiore che non abbiamo ancora scoperto. E dove finisce la strada? Comunque la strada giusta era di qua. Vabbè, dettagli. Mi conoscete, non potevo certo prendere la strada giusta. Dov'è quella cosa? Eccolo là. Sono le 11:50. Io ci provo, ragazzi, ci provo. Urca se ci provo. Ci andiamo. Dai, che la torre l'abbiamo sbloccata e proviamo ad andare là. Dovrebbe essere... certo che è lontanissimo. Proviamoci, proviamoci. Mi sono ricordato che avevo sbloccato il sacrario di questa zona. Il punto è che, ovviamente, come giusto che sia, piove, no? Perché tanto per cambiare, anzi, per la verità c'è il temporale. Ale, levati subito quel dannatissimo scudo di lì, perché altrimenti
Anzi, mettiamoci quello Silvano, va, che siamo più tranquilli. Togliamoci anche... No, l'arcobestiale dovrebbe essere di legno, in teoria. No, metallo! Fermi tutti! Mettiamoci l'arco Silvano. E di spada mettiamoci la spada Silvana. Ok, non dovrei avere cose metalliche, in teoria, addosso. Questa è una cosa molto, molto positiva. Io spero di riuscire a ritrovare la strada giusta per arrivare lì. Perché... No, no! Ale! Ok, questi sono conigli, quindi la strada giusta è questa. Ora, scatta immagini, attiva. Completo furtivo, decisamente il completo furtivo. Facciamo una cosa un po' fatta meglio della scorsa volta, visto che siamo un po' più preparati. Perfetto, è freddo però qui. Quindi devo comunque mantenermi una... le piume antineve almeno. Perfetto. Poi... Questo è un coro. Ma aveva preso il corogu l'altra volta? Turbine di Revali è pronto. Grazie, Revali! Ma al momento non mi servi. Devo solo scoprire dove diamine si va per quell'affare. Per i vari tizi. Non qui. E non belare che fai rumore! Mi fai scappare tutti! Eccoli là. Ok, calma e per piacere. Calma. Ale, calma. È l'1 e 10, c'è tempo. C'è tempo. C'è tempo e siamo dalla parte giusta stavolta. È che mi sa che il temporale sta facendo scappare praticamente tutti quanti. Ah, quest'acqua maledetta! Eccolo! Zitti! Zitti! Zitti tutti! Lord! Ciao, Lord! Ora voglio sapere chi sei però tu, Lord, eh? Allora, leggiamo il compendio subito, non da qui Ale, ma bensì da qua. Dai che ce la fai, compendio. Lord, una creatura che sorveglia la foresta, chiamata anche il saggio, si dice che sia la reincarnazione di un saggio morto in quella terra. Appare di rado, dato il suo costante stato di allerta. Informazioni non disponibili, materiali recuperabili sconosciuti. Ragazzi, che figata. Io ci provo, eh. Ce l'ho una pozione per muovermi silenziosamente, eventualmente? Mi sa di no. Vellutata di pesce, furtiva. Sì, tanto devo riprendere anche cuori. Ok. Proviamo a fare così. Vai giù. Piano, Link, piano. Pianissimo, Link. Dubito che ce la faremo perché... No, dai, ma si è girato proprio mentre gli arrivavo sotto. Ah, intanto mi sa che queste sono le rupie dei vari conigliolini che ci sono rimasti praticamente dai fulmini. Fermo! Link, fermo! Era ritornato, maledizione. Ok, stiamo qui, vediamo un po' se ritorna. Sono le 2:20, dovrebbe tornare. No, però mi è andata via l'aura celeste. L'aura azzurra è scomparsa, quindi niente, ce lo siamo giocato. Ecco. No. Ok, niente, ce lo siamo giocato, dai. Ok, perfetto. Allora, almeno gli abbiamo fatto la foto, se non altro sappiamo chi è e cos'è. Bello però averlo visto così e meno male mi sono ricordato appunto il fatto che avevo un teletrasporto per questo posto. Almeno quando lo rivediamo ci torniamo e proviamo a cavo al carro la prossima volta, eh. Vediamo un po' se ce la facciamo. Io vi ricordo se vi va di condividere questi video sui vostri social, se vi va di lasciare un like al video se il video vi è piaciuto, di seguirmi sulle pagine Facebook e Twitter e anche su Miiverse, Instagram e Telegram e di aggiungermi agli amici di Steam, Switch e PlayStation Network. Intanto, questo coraggio. Alla prossima, ok, l'avevamo già trovato. Bene, benissimo. Un saluto ancora da Axios00 e alla prossima.